Acqui Radio Web presenta. Buonasera a tutti voi, innanzitutto vi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Marco Antonio, sono orgoglioso stasera di essere qui in questa magnifica location per rappresentare una società così gloriosa come lo è il Cagliari Calcio, come responsabile anche della comunicazione. Voce Marco! Scusate un po' l'emozione. 3 mesi fa ho sposato questo progetto come assistente tecnico della Juniores, guidata da Mister Dragone, qui ringrazio per la per essere servito anche a me. Ho sposato soprattutto questo progetto perché ho pensato che questa società poteva crescere le mie competenze anche calcistiche. Devo dire che dopo 3 mesi sono contento della scelta che ho fatto, perché ho trovato una società innanzitutto che è una famiglia, ma ho trovato degli uomini bene, gli sport, che vivono per questo magnifico sport come il calcio. Partendo dal nostro magazziniere, Bertino, qui facciamo veramente la cura di una buona guarigione, visto che si occupa tutti i giorni con tanta passione per mettere a posto i nostri campi, per preparare tutto quello che è materiale tecnico dei ragazzi, sia per l'allenamento che per le partite. Ringrazio il presidente Poggio, che è qui tra un po' qui con noi, il direttore generale Giuseppe Palotta, il direttore sportivo Di Maria, tutti gli allenatori, gli assistenti e consiglieri di tutte le squadre che rappresentano i nostri colori, siamo tantissimi. I fratelli Corrino, che continuano sempre a tenere i rapporti con le società professionistiche, e il nostro Diego Fuser, che porta a servizio della nostra società tutta la sua esperienza accumulata in anni di gloriosa carriera calcistica in grandi club come il Milan, il Torino, il Parma e la nazionale italiana. Abbiamo iniziato la stagione con un motto: insieme si vince. Bene, insieme è una parola importante, che può dire tutto come può dire nulla se non si crede veramente in quello che è il significato di questa parola. Insieme a chi? Insieme innanzitutto a tutto il nostro staff, insieme ai nostri magnifici tifosi che ci seguono e stanno incominciando a conoscerci e riempiono lo stadio Sardi la domenica o ci seguono nella nostra trasferta. Qui auguro veramente tante soddisfazioni insieme a noi. Faccio anche un saluto perché so che ci stanno seguendo per la prima volta anche in diretta, perché Cagliari ha anche una web tv grazie alla collaborazione di Acqui Radio Web che segue le nostre partite, ma soprattutto insieme a chi ha deciso di investire sulla nostra passione, sui nostri sforzi, sulla nostra voglia di far riportare questo club dove merita di stare. E per questo siamo qui stasera in questa grandissima location. Ringrazio i proprietari per annunciare questa nuova partnership, perché abbiamo un progetto tutti insieme, che è quello di iniziare innanzitutto con un senso di appartenenza ai nostri giovani, alla nostra città, e proprio su questo abbiamo deciso di puntare. Sul senso appartenenza, che è importante iniziare già puntando sui giovani della nostra città e delle nostre città d'intorno. Benissimo. Abbiamo deciso di puntare sul calore della nostra piazza, della nostra gente. Per questo siamo orgogliosi che da 2 settimane questa parte della nostra famiglia sia giunta a quest'altra grande famiglia, soprattutto che rappresenta Canelli da tanti anni con orgoglio nel mondo e in Italia. Ringraziamo Bosca di essersi affiancata a noi e a tutti voi ragazzi che scendete in campo con noi. Vi chiedo solo una cosa: siete orgogliosi di questa maglia, siete orgogliosi di essere ambasciatori della nostra società e dello sponsor che oggi ci rappresenta. Lottate ogni partita. Lottate ogni partita su ogni pallone.
con tutto voi stessi, lo dovete prima di tutto a voi, lo dovete alla maglia che portate e a questo sponsor meraviglioso che ha deciso di investire su di noi. Se poi gli avversari saranno più bravi di noi, saremo i primi a fargli complimenti, ma noi da quel campo dobbiamo sempre uscire che abbiamo dato tutto per poter portare a casa la vittoria. Detto questo, abbiamo iniziato la stagione con riflettori bassi perché era l'inizio di un nuovo progetto, siamo quasi tutti nuovi e come si sa nel calcio purtroppo non è tanto come l'azienda, 2 più 2 non fa quasi mai 4, quindi non si sa mai quanto tempo ci vuole per raggiungere i nostri obiettivi. Sono orgoglioso di essere qui oggi al Giro di Boa e dire che stiamo facendo un gran lavoro tutti insieme come una squadra. Abbiamo la prima squadra che è già ai vertici del nostro campionato, ci troviamo solo a 2 punti dalla vetta. Noi però non vogliamo illudere i tifosi, non vogliamo mettere fumo, vogliamo dare i fatti. E possiamo promettere solo che faremo di tutto per continuare a dare soddisfazione alla nostra gente, alla nostra piazza e a chi ha deciso di investire su di noi, cercando di rimanere il più possibile lì, in cima, a lottare con le altre nostre avversarie. Abbiamo appena concluso un mercato, nonostante gli ottimi risultati avuti dai nostri ragazzi, abbiamo deciso di rinforzare la squadra, aiutando la nostra formazione a tenere ancora, essere ancora più competitiva. E abbiamo acquistato 3 nuovi giocatori, come se volete venire, ragazzi nuovi arrivati in Italia, vieni pure. Vieni, Carlo e a breve anche Pietro Zanzi. Loro, quelli ritornano nella nostra piazza, dove tanto ha fatto bene, e Carlo è il nostro ragazzo di Canelli, questo dimostra quello che vi sto dicendo, puntare sui giovani e sui nostri ragazzi della nostra città. Abbiamo un settore giovanile che quando sono arrivato Giuseppe Barotta, tutto lo staff mi ha detto che la cosa più importante che puntiamo su questa società, perché crescere i giovani è il nostro obiettivo, perché è il nostro futuro. Bene, anche il nostro settore giovanile ci sta dando ottime soddisfazioni. Io sono coinvolto con la Juniore, saliamo da 4 vittorie consecutive da uomini veri, cui faccio i complimenti ai miei ragazzi di continuare ancora così. E siamo anche noi a 4 punti dalla vetta. Abbiamo gli allievi di Luigi Tona che si sono qualificati nuovamente per il campionato regionale, non è un obiettivo semplice, ci sono tante società molto più blasonate che non sono riuscite a raggiungere questo obiettivo e adesso hanno iniziato questo campionato anche loro. Abbiamo tutti i nostri giovanissimi guidati da Rota e da tutti gli altri allenatori, dove il primo impegno è quello di diffondere l'appartenenza, l'educazione e poi anche insegnare il pallone, come si gioca. Per questo ragazzi continuiamo così, questo è solo un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Da oggi con noi abbiamo un gruppo leader mondiale sul mercato italiano e internazionale come Bosca e per questo abbiamo una responsabilità in più per dare tutto in quel campo in quei 90 minuti. Vi ringrazio, lascio la parola al Presidente per tenere. Grazie, buonasera a tutti, tutti quelli che sono intervenuti. È difficile parlare dopo che il nostro amico Maramao ha quasi già detto tutto, ma il mio intervento vuole solo essere un ringraziamento e soprattutto un ringraziamento alla famiglia Bosca, alla ditta Bosca, che ci ospita in questi splendidi scenari ormai invidiati da tutto il mondo. Cioè, è una cosa che onestamente fa mi ha fatto le d'occa visitare delle cose del genere. E allora voglio dire solo questo: io quando ho assunto la presidenza del Canelli Calcio ho manifestato ai miei collaboratori, tanti sono presenti, che avevo un sogno. Il mio sogno era quello di riuscire un domani ad avere uno sponsor, un'azienda che avesse un nome che fosse un sinonimo di Canelli. E
lanci forse questo sogno l'abbiamo raggiunto. Cioè, siamo qui per festeggiare questo convegno che speriamo duri e ce lo auguriamo, e noi ne faremo tutto il possibile per farlo durare il tempo. E chiaramente di fronte ad un'azienda che è nata nel 1831, che è passata da generazioni in generazioni e dopo 200 anni, quasi 200 anni che sul mercato, leader in Italia, all'estero, in tutto il mondo, e viene spontaneo pensare e dire qui siamo di fronte ad un'azienda che ha sempre lavorato, chi l'ha gestita soprattutto, la famiglia che l'ha sempre gestita, hanno sempre lavorato con acume, con competenza e con professionalità, hanno fatto in modo che questa azienda diventasse storica. E quindi è chiaro che nella nostra posizione avere uno sponsor che è storia è una cosa talmente importante che ci riempie veramente di orgoglio. Mi rivolgo ai giocatori che sono poi gli attori principali di questo connubio, sono quelli che alla domenica vanno in campo e con la maglia, con Canelli e Bosca. E quindi a loro chiedo di raddoppiare quei principi che noi come società abbiamo sempre cercato di inculcare nei ragazzi che arrivavano, cioè quelli della lealtà sportiva, quelli della correttezza e quelli dell'impegno. Questi sono tre principi a cui noi come società teniamo moltissimo. E oggi li dobbiamo raddoppiare, perché con lo sponsor che ci troviamo sulla maglia siamo obbligati a dare il doppio di quello che abbiamo dato fino ad oggi, perché oggi voi che vestite questa maglia rappresentate due società che hanno una storia. Anche il Canelli ha una sua storia, fra 6 anni festeggerà il centenario, e sono poche, credetemi, le società anche più blasonate che ci stanno attorno, che arrivano ad avere 100 anni di storia. Grazie. Chiaramente, anche per non dilungarmi troppo, che ringraziare ancora veramente di cuore la famiglia Bosca. Faremo il possibile per onorare il nostro impegno sotto l'aspetto impegno. Loro hanno dimostrato, e questo è una piccola parentesi, hanno dimostrato che sono due domeniche che giochiamo con questa maglia e sono due domeniche che arriviamo da due splendide vittorie con del raddoppiare gli impegni si è già passato, me lo auguro. Vorrei a questo punto, prima di lasciare la parola alla signora, consegnare che il nostro capitano Andrea consegnasse due maglie originali, cioè le vere maglie delle, alle signore Polina e alla signora Maria Pia, che non so se non c'è, la lasciamo chiaramente qui, perché questa è veramente la nostra storia. Ne consegniamo a Madonna. È calato il silenzio, Bellissimo.
Ok, guardate la macchina. Ok. Tocca a me? Sì. C'è una porta, ce li ho pronti. Scusate. Allora, noi da sempre vogliamo sostenere la comunità di Canelli e il territorio. Per noi è veramente importante. Canelli per noi è casa, lo è sempre stato e lo sarà sempre. E quest'anno abbiamo voluto scendere in campo con lo sport e siamo veramente orgogliosi e contenti di aver scelto il Canelli Calcio e la squadra, e la vostra squadra. Voi siete una squadra di giovani appassionati, talentuosi, l'abbiamo visto in queste ultime partite, siete veramente bravi, avete una grande responsabilità perché avete una tradizione lunghissima anche voi e siete la speranza sportiva del territorio, quindi per me è veramente un orgoglio, un onore, e io credo che le nostre aziende abbiano tanto in comune, perché abbiamo il territorio, abbiamo la comunità, abbiamo una tradizione lunga, abbiamo la passione, ma soprattutto vogliamo portare Canelli al top. E quindi proprio qua, sono contenta che facciamo l'ufficiale, il lancio ufficiale qua, perché proprio qua, 185 anni fa, come lei ha sottolineato, è nato tutto. Io sono la sesta generazione, quindi mio bisnonno ha deciso di partire ed è partito con una piccola cantina, una di queste che avete visto, e da lì piano piano, con tantissimi sforzi, con tantissimi sacrifici, è andato in giro per il mondo, è cresciuto e ha portato l'azienda a quella che è oggi. Quindi io brindo a voi e vi auguro di fare questo percorso anche voi e spero che insieme raggiungeremo l'obiettivo che voi volete raggiungere e di arrivare in cima alle classifiche, come sicuramente di voi. Cicina a voi ragazzi. Allora, se scusate ancora un attimo, vi chiedo ancora un minuto, approfittiamo ancora 5 minuti se permettete, in questo scenario che, ripeto, è una cosa meravigliosa, e noi abbiamo ancora qualcosa, cioè la nostra società è una società abbastanza giovane, cioè pur avendo i capelli bianchi anch'io, non è così, è tanti anni che sono all'interno di questa società, i miei collaboratori lo stesso, e vogliamo sempre progredire, vorremmo arrivare a quei risultati che auspichiamo un po' tutti, quindi faremo di tutto per arrivarci. Però c'era un piccolo tassello che ci mancava, e in periodi di rottamazione forse non è giusto, però per noi è così, ed è l'esperienza. L'esperienza che noi abbiamo individuato in una persona che ha guidato il Canelli per tanti anni, per 30 anni, e ha raggiunto dei livelli massimi che regionali, cioè era arrivato fino al massimo che si poteva arrivare, quindi cioè ha un'esperienza talmente, ed oggi noi lo vorremmo qui con noi. So che accetterò la vita, e da oggi è il nostro presidente onorario del Canelli. Ma noi diciamo sempre che dalla tradizione, non è, lo diciamo perché è vero, esatto, noi da qui ci ricaviamo tutte le nuove idee per creare il futuro e per creare nuovi prodotti. Ovviamente la tradizione è fondamentale, quindi ci va. Ho ammirato tutto in questa serata splendida, perché
capita di raro trovare un ambiente come questo, e mi fa piacere che sia Canelli, perché io sono Canelli proprio di nascita, da forse 10 generazioni, quindi ho partecipato a Canelli per 15 anni da presidente. E adesso non è per fare la storia del Canelli che è passato, però io ci tengo a essere ancora tifoso, primo tifoso del Canelli, e ho visto che questa società sta lavorando molto bene, e dobbiamo fare proprio gli applausi a questi dirigenti che si sono messi con passione. Senza la passione non si riesce ad arrivare da nessuna parte, quindi dobbiamo dare merito ai nuovi dirigenti che sono arrivati, nomi importanti. Io Diego Fusema ho visto come calciatore, il direttore sportivo De Maria anche, quindi ne ho avuti come calciatori che erano in piena efficienza. Abbiamo vinto un campionato di Serie D, siamo andati in Serie D e siamo andati anche in diretta su Rai 2, in diretta all'anticipo del sabato, e ho visto che c'era parecchia gente. Purtroppo non avevamo il marchio Canelli, che è questo, il marchio Canelli è spumante, spumante Bosca, quindi è una tradizione la vostra. Questo ci è dispiaciuto, perché eravamo insieme a giocare, tutti ci dicevano, cronisti, giornalisti, ma Canelli perché non avete messo in qualcosa per televisione, quindi Rai 2 è una televisione nazionale, quindi ha detto però manca la ciliegina sulla torta. Due campioni come Lentini, Cusè in campo, con i cronisti, giornalisti seriali, quindi, che intervistavano questi ragazzi. E questo mi è piaciuto moltissimo, però giusto. Non quindi c'era, io prendo spunto e vedete di arrivare su Rai 2. Si è parlato anche di sfumate, però visto la squadra che sta crescendo molto, c'è questa passione di voler migliorare. Abbiamo incontrato adesso un parello che io ho avuto 10 anni fa, che giovane, però è ancora qui con noi, per essere porrino anche a loro. Dovrebbe essere anche il bonus, quindi io faccio tanto a voi, mi porto al lupo per il canale, tanti auguri.